erogare per i nostri cittadini sono servizi sempre più articolati, i bisogni di una grande città come Napoli, con tutti i suoi, le sue luci, ma anche le sue ombre, i momenti chiaramente di grande prospettiva, ma anche le difficoltà della quotidianità, richiedono nuove competenze, un nuovo modello organizzativo. E noi siamo perfettamente consapevoli che per poter fare questo dobbiamo partire dall'energia, dalla competenza, anche dalla passione, della nostra amministrazione. Voi ne siete la parte nuova, quindi un nuovo inserimento all'interno di una macchina amministrativa che ha molto bisogno di energie nuove, di energie fresche e anche di una visione innovativa di quello che deve essere il nostro futuro. Per questo motivo noi nei prossimi mesi lavoreremo a un grande piano, un grande programma di riorganizzazione della macchina amministrativa della città, di una macchina amministrativa che deve avere la capacità di essere punto di collegamento con quelle che sono le istituzioni nazionali, europee e locali, ma anche di avere quel collegamento sul territorio che è estremamente importante. E quindi anche una nuova visione del decentramento, quindi del rapporto con le municipalità, che debbono essere sempre più la parte di amministrazione di prossimità di cui tutti i cittadini ci chiedono. Ecco, questo credo che deve essere un po' la scommessa che tutti quanti noi abbiamo messo in campo. La nuova amministrazione, che insomma io ho il privilegio di essere il sindaco di questa bellissima città, ma anche molto complicata, e i tanti cittadini che si aspettano tanto da noi. Io nel lavoro che noi faremo insieme sarà un lavoro di futuro, un lavoro di progetto, un lavoro in cui noi dobbiamo partire dalle vostre competenze, dalle vostre capacità. Voi venite da un percorso lungo che è partito, e su questo poi interverrà il Presidente De Luca, da un investimento che è stato fatto dalla Regione sulla formazione, sulla selezione, di un nuovo personale per la pubblica amministrazione. Questo è partito prima della pandemia. Adesso noi abbiamo attraversato questo periodo molto complicato. Un periodo che non è ancora finito, ma ci auguriamo che possa terminare il più presto possibile. E però la pandemia ci ha portato anche un'accelerazione di quello che è il cambiamento della nostra società, i nuovi bisogni, la nuova voglia di avere maggiori servizi, di avere maggiore prossimità. Quindi noi dovremo anche affrontare questa nuova sfida, una sfida che è fatta veramente, deve essere una sfida collettiva. Io ho cominciato a fare il sindaco, mi sono insediato nella seconda metà di ottobre, voi avete cominciato a lavorare dal 1° dicembre, quindi praticamente abbiamo cominciato insieme, quindi questo percorso lo faremo insieme. Mi auguro che poi in futuro ci potranno essere anche tante altre donne, uomini, giovani, che potranno ancora entrare nelle fila del nostro comune che ha tanto bisogno di forza nuova e di grande energia. Noi vi saremo vicini, io ho sempre immaginato che l'amministrazione è una grande squadra che deve tenere tutti quanti insieme, ovviamente saremo anche esigenti perché tutti si aspettano da me in primo luogo, però anche da voi che state nella mia squadra di avere delle risposte. Veniamo da anni complessi, però io sono molto fiducioso che avremo un futuro importante e un futuro radioso. E noi pensiamo molto al cambiamento e anche voi sarete parte di questo cambiamento, come è capitato a tutti noi nella nostra vita. L'inizio del vostro lavoro al comune è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Questo significa che noi lavoreremo ancora sulla formazione, sull'organizzazione, su una visione più articolata dell'amministrazione. C'è tanto da fare, però le tante cose che noi faremo le faremo insieme. Sicuramente, noi come amministrazione cercheremo di dare una grande opportunità a tutti voi. Da voi mi aspetto che non deluderete le nostre aspettative, che poi sono le aspettative dei cittadini. Voi lavorate in tanti settori diversi uno dall'altro, però
diciamo, il comune, un grande comune come Napoli, è un'orchestra che è fatta da tanti strumenti diversi, però alla fine la musica deve essere una sola, quindi ci deve essere una melodia e quindi noi dobbiamo lavorare tutti insieme per fare il bene di questa città e ne sono sicuro che non c'è nessun miglior modo per partire che guardando voi che state seduti in questa sala, che è poi una sala storica della nostra città, gli altri vostri colleghi che stanno nella sala a fianco proprio per le ragioni che sono legate all'epidemia, tutti insieme credo che faremo bene per Napoli. Quindi Napoli si aspetta tanto da noi, tanto da me, tanto da voi, ma penso che tutti insieme non la deluderemo. In bocca al lupo e buon lavoro a tutti. Cari ragazzi, ho accettato l'invito di Gaetano di incontrarvi insieme nel momento in cui cominciate questa vostra esperienza al Comune di Napoli. In primo luogo, spero che non ci siano Novax in mezzo a voi. I Novax non sono graditi, fuori. Tutti vaccinati, terza dose, vediamo di completare la campagna di vaccinazione, date una mano alle famiglie, con gli amici, i conoscenti e soprattutto sviluppiamo un controllo rigoroso dalle cose minime, a cominciare dall'uso della mascherina, cominciamo almeno a fare le diffide a quelli che passeggiano e che stanno un po' dappertutto senza mascherina. Devo dire anche a voi, come ho detto agli altri vostri colleghi che hanno cominciato questa esperienza lavorativa, che per me è un motivo di grande gioia poter condividere questo momento, credo, importante della vostra vita. E vi prego di portare soprattutto alle vostre famiglie, ai vostri papà e alle vostre mamme, il mio saluto più affettuoso, più cordiale, oltre che l'augurio di buone feste. Trovare in questi tempi un lavoro a tempo indeterminato è qualcosa che ti cambia la vita. Ti cambia la vita. Voglio ricordare a Gaetano, noi abbiamo dato lavoro a quasi 2.000 giovani per il concorso che abbiamo fatto partire 3 anni e mezzo fa. In questo momento stiamo concludendo i contratti con altri 400 giovani nei centri per l'impiego, a gennaio controattualizziamo altri 150 giovani, abbiamo dato lavoro a oltre 3.000 ragazze e ragazzi che hanno cambiato la loro vita per una decisione politica che abbiamo preso tanti anni fa. Prima che arrivassero esponenti del governo a ricordarci che la pubblica amministrazione è in ginocchio in Italia, e che senza una pubblica amministrazione efficiente non si fanno progetti e non si fanno piani di ripresa e di resilienza. Lo hanno capito con qualche decennio di ritardo. Vabbè. Ora, voi sarete chiamati, ricordava Gaetano, ad una sfida impegnativa, ovviamente. Sindaco comincia una nuova esperienza per lui, ma dobbiamo sapere che con Gaetano Manfredi noi cerchiamo di voltare pagina a Napoli, perché veniamo da un decennio che ha rappresentato il più grande disastro amministrativo del mondo, insieme con Roma, per la verità. Ma insomma, è stata una bella gara. Ma veramente l'eredità che prende il nuovo sindaco è un'eredità pesante. E avremo bisogno di dare una mano. Tutti. In questo decennio, non l'ho detto pubblicamente, lo dico questa sera a Gaetano, se Napoli non ha fatto la fine delle città sudamericane, è anche perché qualcuno di noi ha fatto muro contro gli elementi di degenerazione, di microdelinquenza, di ricatto, di intimidazione. Abbiamo tenuto la barra dritta, altrimenti dopo 10 anni di disastro amministrativo e di perdita di spirito civico
e di regole elementari, Napoli sarebbe stata come città sudamericana. C'è un lavoro da fare, a cominciare da questo. E anche la nuova giunta comunale credo abbia le competenze per garantire in primo luogo una nuova stagione della sicurezza, del rispetto delle regole. Credo che insieme dobbiamo porre termine a una stagione che ha visto in qualche modo prevalere, ma non dalle nostre parti, a Santa Lucia, chi pensava di continuare con la logica dell'intimidazione del ricatto. Intendiamo inaugurare la logica e la stagione del diritto e delle regole, dare una mano a tutti quanti, ma sulla base delle regole e del rispetto reciproco. La stagione nella quale chi allucca di più, chi fa muina e viene a ricattare, capiterà pure a te, non ti illudere. Ma chi pensa di fare in questo modo pressioni per determinare scelte, credo che sarebbe bene che cambi idea. Ho visto che andiamo oltre 250 assunti al Comune di Napoli, credo sia una bella boccata di energia, di respiro per l'amministrazione di Napoli. C'è anche qui, come è capitato per la Regione e per tanti altri comuni, una grande prevalenza di figure amministrative. Abbiamo ancora un deficit di figure tecniche, ce ne mancano tanti, di informatici, di ingegneri, geologi, e faremo un'altra tornata di concorsi come Regione Campania. Continueremo a dare una mano, a insistere per completare le piante organiche e dare risposte alle diverse direzioni. Ma intanto, per quanto riguarda la parte amministrativa, credo che abbiamo dato una mano importantissima anche al Comune di Napoli. 250 persone in più, 260 fanno la differenza. A voi, come agli altri colleghi di altri comuni, una raccomandazione: abbiate senso delle istituzioni. Che significa? Significa che entrate in un apparato amministrativo che ovviamente ha una propria storia, ha tanti dirigenti che vanno rispettati. Ma non vanno rispettati i parassiti che ci sono in tutte le macchine amministrative. Voi siete chiamati anche a portare energie fresche, idee nuove. A volte quelli delle nostre generazioni vivono momenti di stanchezza, anche perché dopo decenni di lavoro. Bene, la cosa più importante che potete portare voi è l'entusiasmo, la freschezza, ma anche la creatività, cioè quando siete di fronte a un percorso amministrativo che è appesantito, se riuscite ad inventare una procedura nuova, semplificata, bene, portatela alla luce, presentatevi, fatevi conoscere, fatevi valorizzare, perché potete diventare dirigenti di questo comune come dirigenti in tanti comuni. Quindi si apre davanti a voi un bel percorso. E vi posso garantire, mi permetto di dirlo conoscendo Gaetano, che sarete valorizzati per il lavoro che fate, non per i padrini che avete alle spalle, ma per lo spirito di sacrificio che dimostrerete. Ora, noi abbiamo bisogno di semplificazione amministrativa. Come Regione stiamo definendo una piattaforma informatica che sarà totalmente a disposizione del Comune e di chi la richiederà, per semplificare il rapporto con le imprese, con i ceti professionali, con le famiglie, con i singoli cittadini. Abbiamo cominciato a semplificare i rapporti con gli uffici del genio civile, le amministrazioni comunali avranno la possibilità di rapporti semplificati, le imprese e i cittadini, continueremo così. Continueremo così. Ora, noi abbiamo scadenze decisive per Napoli, per i programmi, che ovviamente all'amministrazione che definirà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma già quello per cui i cittadini di Napoli hanno votato rappresentano programmi impegnativi. Recuperare il fronte di mare, il lungomare, ne abbiamo parlato in campagna elettorale, nella parte orientale della città, il rilancio dei progetti del centro storico, i grandi parchi, la riqualificazione di tutta l'area di Piazza Garibaldi, abbiamo già fatto la conferenza dei servizi, il Comune già ha concluso per la sua parte, adesso dipende da noi,
ma siamo impegnati in un programma di riqualificazione urbanistica straordinario, cioè dovremo fare, e dovrà fare ovviamente in primo luogo il Comune, il Sindaco, un lavoro di trasformazione urbana che qui è paralizzato, volevo dire dai tempi di Badoglio, però siamo a Natale, no? Diciamo da qualche anno, via, da qualche anno. Napoli ha bisogno di trasformazione urbana, è il programma che ha portato, come dire, al consenso dei cittadini, il sindaco appena eletto, è un programma che ha contenuti impegnativi da questo punto di vista. Avremo bisogno di una macchina amministrativa che corre. Stiamo definendo, lo dico a Gaetano, delle norme di semplificazione urbanistica, anticipando la nuova legge urbanistica regionale per consentire ai comuni di essere operativi quanto prima possibile, per aprire i cantieri, per dare lavoro oggi e domani. La priorità sarà questa, il lavoro, il lavoro, il lavoro, la gente non ce la fa più e allora non abbiamo un minuto di tempo da perdere, le procedure vanno semplificate, ce la stiamo mettendo tutta, approveremo entro l'anno norme di semplificazione e di anticipazione della nuova legge urbanistica. Abbiamo il PNR, i comuni, le regioni avranno responsabilità importanti, ma sapete che abbiamo delle scadenze ravvicinate e rigorose. L'Italia ha avuto un'anticipazione di 25 miliardi di euro, ma se per marzo non completeremo la parte di riforme, ma anche, come dire, gli impegni cronologici che abbiamo in relazione al PNR, questi soldi non arriveranno più. E dunque veramente non abbiamo la necessità di correre e di non perdere un minuto di tempo. Allora, noi abbiamo nelle mani un'opportunità straordinaria, veramente straordinaria. Io mi auguro che non ci facciamo male con questa quarta ondata di epidemia. Qualcuno ha cercato pure di speculare, ma qui ormai c'è l'abitudine a fare solo ammuina. Abbiamo detto cose semplici e le abbiamo dette insieme. Le amministrazioni decidono anche gli eventi pubblici, ma è evidente che se precipita in maniera drammatica il contagio e la crisi Covid, si chiude tutto. O pensate che stiamo a scherzare? O pensate che per fare una festa dobbiamo chiudere poi le nostre città per 5 mesi e chiudere le attività economiche e così via? Stiamo attenti, perché davvero non c'è da scherzare. Mi davano i dati di questa mattina, li do anche a te, c'è un focolaio pesante che abbiamo registrato a Capri. A Capri in una scuola abbiamo fatto 50 tamponi molecolari, su 50 tamponi 25 positivi. Adesso dobbiamo fare 400 tamponi molecolari per cercare tutti i contatti, ma voi capite che se siamo a fare 400 tamponi è un conto, ma se cominciamo ad avere 1500 positivi e significa 15.000 contatti da verificare, eccetera, eccetera, ma è chiaro che non ce la facciamo più. Allora veramente dobbiamo avere il massimo di responsabilità e il massimo di controllo. Allora, noi siamo qui, per voi è una bella giornata, per il sindaco credo sia anche qui una bella giornata, è giusto il caso di ricordare, lo dico a quella parte degli amministrativi che dovrà essere impegnata specificamente nella ragioneria, nei settori economici, finanziari, entrate in un grande comune che deve affrontare problemi e una eredità drammatica che ha alle spalle. Avremo problemi di bilancio con cui fare i conti. Il governo darà una mano, ma non darà 2 mani e 10 mani. E saremo tanto più credibili anche nella contrattazione nazionale quanto più ci presenteremo con il volto dell'efficienza amministrativa e non con il volto parassitario come quello degli anni passati, quando si pensava di chiedere al governo soldi per pagare i debiti senza magari avere un livello di
tributi riscossi da paese civile. E quindi sarà decisivo il vostro impegno per dare al sindaco un'arma per andare a Roma. Lo faremo anche noi, ovviamente, come accompagnamento, perché sentiamo anche noi la responsabilità di dare una mano. Ma date una mano nella contrattazione nazionale, perché potete dimostrare che si sta voltando pagina nella terza città d'Italia. Questo è decisivo, quindi preparatevi a fare un lavoro che sarà impegnativo, ma senza il quale si farà fatica ad andare avanti. Allora, mi fermo qui. Oggi è una bellissima giornata. Non so se avete già firmato i contratti a tempo indeterminato. Quando abbiamo varato questo progetto, e voi lo sapete, abbiamo dovuto fare la guerra, perfino quando abbiamo insistito per dire che eravate gli unici ad aver fatto 3 prove concorsuali, 3. Per noi era scontato fare immediatamente i contratti a tempo indeterminato, ci hanno costretto a fare una ennesima prova. Credo che siate quelli più testati del mondo, avete fatto, beh, più di voi, non ha fatto nessuna prova nessuno, più 10 mesi di formazione professionale, una cosa incredibile. Gli altri concorsi sono andati male, non hanno partecipato ai concorsi, anche perché non c'era un percorso definito. Bene, consentitemi di dirvi solo una cosa per mia soddisfazione. Vi avevo dato la mia parola d'onore che avreste avuto un posto di lavoro a tempo indeterminato. Abbiamo mantenuto la parola che vi avevamo dato. Oggi lavorate a tempo indeterminato. E senza aver dovuto chiedere niente a nessuno, il merito della Regione è di aver fatto un concorso, di averlo voluto, di aver investito 100 milioni di euro, ci rimane qualcosa che investiremo per un altro concorso, e di avervi fatto fare la formazione professionale. Ma potete camminare a testa alta. I vostri padri e le vostre madri non sono stati costretti a piegare la testa davanti a nessun padrino politico per dare a voi un futuro e per consentirvi di farvi una famiglia o, se già ce l'avete, di vivere con serenità i mesi e gli anni che avete davanti a voi. Un augurio di cuore e buon lavoro, di buone feste, se non ci vedremo in questi giorni. Vi lascio nelle mani di Pasquale Granata, non è una grande compagnia per la verità, però a Natale vi dovete accontentare. Per il resto sono straconvinto che il sindaco vi metterà nelle condizioni migliori per lavorare con serenità e per vedere rispettato e valorizzato il vostro lavoro, il vostro spirito di sacrificio, la vostra correttezza personale. Un grande abbraccio a voi e alle vostre famiglie. Auguri. Allora, grazie a tutti. Ragazzi, qua bisogna lavorare, quindi devo dire che il personale che sono stati assunti come vigili urbani già dal 2 sono in campo perché controllano i decumani, quindi quindi già loro stanno insieme agli altri, già stanno proprio sul territorio per lavorare anche sul controllo del dispositivo dei decumani e quindi il controllo anche delle disposizioni Covid. Quindi buon lavoro a tutti, buon Natale. E soprattutto questa è una grande sfida che faremo tutti quanti insieme. Io faccio molto affidamento su di voi. Grazie, forza.